Questo patto è annunciato dalla Borrell e ne sarà la proposta della Commissione. Poi naturalmente andrà alla valutazione del Parlamento e del Consiglio. Diciamo che il Parlamento tendenzialmente cercherà di valorizzare, almeno pensiamo con riferimento ai precedenti, la necessità della tutela del diritto d'asilo e invece gli Stati cercheranno evidentemente di assumersi minori oneri derivanti e dall'accoglienza e dalla cooperazione che superi l'impostazione di Dublino. Quindi questo è il primo elemento. In termini generali mi sembra, ma le valutazioni arrivano da diversi organismi che si occupano di diritti umani, che la questione della tutela dei diritti umani non è certamente al centro di del piano proposto. Che la logica è quella di valorizzare una idea securitaria e i respingimenti, che la logica è quella di cercare di arrivare ad accordi con altri paesi, non nel senso di favorire una migrazione regolare, di aprire nuovi canali, di aprire canali anche umanitari, ma è quella evidentemente di esternalizzare, militarizzando le frontiere. E siamo sulla strada che ha prodotto i disastri che abbiamo. E che ha prodotto le migliaia e migliaia di morti che negli ultimi decenni si sono determinati. Siamo su quella strada, si persegue quella strada. Poi lo si dipinge come un superamento di Dublino, in realtà, tranne che su alcuni piccoli spiragli di collaborazione, in realtà su quello non abbiamo dei grandi passaggi. Quello del riconoscimento del diritto d'asilo è quello di garantire l'effettività del diritto d'asilo, l'accertamento, non un pre-screening e una velocità. È una veloce necessità di liberarsi del problema, non è un problema, è la manifestazione più piena di un diritto costituzionale e di un diritto riconosciuto dalle convenzioni internazionali e in primo luogo da quelle europee, che è quello della protezione internazionale di chi fugge da condizioni di persecuzioni, da guerre. Poi il problema del ricollocamento e anche del ricollocamento forzoso è comunque presenta degli aspetti problematici. La proposta di patto, che speriamo sia modificata nel percorso, in meglio nel percorso con Parlamento e Consiglio, di fatto non modifica su questo punto sostanziale Dublino. Io credo che sui rimpatri, oggi i diversi paesi grandi passi non ne hanno fatto e direi per certi versi fortunatamente non li hanno fatti. Noi abbiamo visto già con la procedura di sanatoria, che sia pure parziale, che ben si può reintegrare nel nostro tessuto sociale e lavorativo senza alcun problema centinaia di migliaia di persone che in questi anni hanno accumulato posizioni di irregolarità a causa dei mutamenti normativi che sono intervenuti prima con la legge Minniti-Orlando e poi con i decreti Salvini. Quindi io credo che si possa arrivare che si debba arrivare piuttosto a politiche di regolarizzazione delle posizioni sommerse che sicuramente determinerebbero più sicurezza, tranquillità nei nostri paesi.